io la Bellana non me lo ricordo. No, niente, il fatto è che c'era una costruzione e qui c'è così, ci saranno state 200-300 fusti pieni. Poi c'era un coso sopra, sì. Una copertina. No, i fusti erano proprio fuori. Fuori. Ma erano pieni, evidentemente li hanno lasciati lì. Erano più vicini alla cava o erano qui in mezzo? Lì, allineati qui, erano due, tre. Dovete essere recintato? Sì, più o meno lì. Ah. E adesso ma erano fusti ancora pieni, quindi lì non avevano avuto il tempo per scaricarli. Adesso le faccio vedere dove stanno campionando, dove stanno, hanno scavato e stanno campionando. Perché loro cosa hanno fatto? Hanno fatto dei rilievi? Ci hanno visto dove c'era ferro. E quindi sotto hanno scavato ancora dei fusti. Ma questa è la terza bonifica che fanno. Io le ricordo che quando venne questa società incaricata dalla Camera dei Deputati, questi iniziarono a scavare e uscì fuori una marea di roba, ma proprio una marea di roba materiale, bottiglie, sostanze chimiche, materiale di laboratorio, tutta questa roba qui. Quindi qui buttavano tutto, non solo i residui della lavorazione chimica vera e propria, ma tutta l'apparecchiatura. Apparecchiatura medica? Di tutti i tipi. Sanitaria? È chiaro che... Ma si parla anche di scorie nucleari? Sì, questo poi è un'altra cosa ancora. Essendo... Vedete questi peloni? Essendo la ricerca... Attenzione, tenersi a distanza, area soggetta ad operazione di bonifica ambientale. E questa è l'area. Essendo... Adesso te lo diciamo perché la conferma ce l'ho da una nostra amica che conosce anche lui, che è una mia collega. Essendo di qua, essendo la ricerca farmaceutica fatta anche con delle sostanze che sono delle emissioni di ioni e sono anche radioattive, queste sostanze che dovrebbero essere trasportate da qualche parte, invece qui non ne frega niente nessuno. Quando c'era i liquidi, buona parte di quei liquidi erano in realtà sostanze farmaceutiche radioattive che venivano iniettate nelle cavie per verificare il passaggio e dove andava, perché l'unica maniera per vedere come si muove un farmaco nell'organismo vivente è quello di seguire radiologicamente le emissioni radiologiche. Certo, tutto questo materiale poi diventava scarto di lavorazione. Tutto il materiale veniva buttato qua. Le carcasse degli animali? Le carcasse degli animali? Questo francamente non lo saprei dire, probabilmente le bruciavano. Non credo che possa essere stato lanciato, ma le carcasse degli animali. Avranno avuto dei bruciatori specifici, penso, là, in loco. Beh, quanti ne dovevano far fuori? 100, 150? Dottore, ufficialmente ci sono solo i residui di lavorazione della ditta Recordati, però lei mi diceva che probabilmente... No, è tutta l'area. Tutta l'area di Pomezia, esatto, tutte quelle industrie lì. Esatto, perché è assurdo che un trasportatore lavori esclusivamente per un'azienda che è... Quando fornisce un servizio, sia un servizio pure maledetto, va a offrirlo a tutti i potenziali acquirenti. Nel circondario, erano lì all'epoca, era proprio il polo chimico di Roma. Sì. Erano tutte aziende e fortunatamente per noi moltissime, siccome avevano avuto i soldi per poter aprire in quei luoghi, aprivano e chiudevano immediatamente, per cui anche quello è importante. Era uno sfruttamento, come dire, integrale, tipico di questi industriali del nord che trovavano la scusa per venire lì. Il finanziamento della Cassa del Mezzogiorno, lavoravano un anno o due. No, nemmeno. Allora, l'altra cosa che volevo dire è che... Quindi qui a Piana Perina, a Riano, sarebbero venuti a scaricare rifiuti chimici, non solo della Recordati, ma di tutte le industrie di Roma Sud. Ma è come dire, è da stupidi pensare che sia il contrario. Già che io ho industriale e farmaceutico, un trasportatore che mi trasporta e mi fa pagare meno della metà di quello che avrei dovuto pagare per portarlo al deposito
legale, che gli altri non ci si mettono in fila, ma ci si mettono in fila sì, altro che quello, no? Ho letto in degli articoli che molti camion erano targati Milano. Allora, questa cosa qui non è tanto molti, non credo che sia degli articoli. In un articolo, sì. Delle persone che mi fu proprio Ugo Cantoni, che vi disse che alcuni testimoni, che avevano, amici suoi del luogo, che avevano parlato con lui, era l'epoca di Seveso, hanno documentato di aver visto a nottetempo arrivare dei camion con una targa del nord, lombarda diciamo in senso lato, e presumibilmente all'epoca lì altro non c'era che portare via tutto il terreno di Seveso. Però sa perché questo è inverosimile? Perché a Seveso furono create 3 discariche e fu scavato per oltre un metro la terra e furono buttate in quelle grandissime discariche, parliamo di quantità enormi, perché da lì dovevano partire per venire qui? Perché noi siamo abituati a affrontare le cose secondo una logica razionale, che non è assolutamente vero. La realtà è che tu hai a disposizione un sistema criminale e lo utilizzi come ti pare. Certo. Dice, io ho dei killer a portare di mano, vai a uccidere quello. No, guarda che ci sarebbe, uccidi pure quello. Quella è la logica. Certo. Ti immagini a Seveso, è tutto irregolare, è tutto fuori legge. A incominciare dal fatto che dopo che fu scoperta questa, che poi per me è casuale, il fatto in se stesso, ma l'incarico fu data a un epidemiologo dell'Università di Milano, che è un medico, che cazzo ne sa, lì ci dovrebbe essere un epidemiologo chimico, un laureato in chimica. Un ingegnere chimico anche. No, laureato in chimico, esperto di igiene, un igienista chimico, non un igienista esperto di batteri e virus. Certo. E quindi è stato tutto irregolare. Certo. Capito come? Allora, è molto probabile che siano venuti. Che cosa trasportavano? Non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo... Ma venivano pieni questi camion da Milano? Sì. E scaricavano, qui. Terriccio. Terra. Questa è la documentazione. Questa è la documentazione. L'altra, certo. Due cose volevo dire. La prima cosa è che questo uso di ignorare gli effetti patologici delle sostanze radioattive lo troviamo anche all'Istituto Superiore di Sanità, dove chi vi lavorava non era tutelato nei confronti dell'utilizzazione delle sostanze radioattive. Possiamo ferocemente pensare a questo punto che anche gli autotrasportatori abbiano patito di qualche malattia grave. Certamente. Allora, tu ne conosci una, è inutile che fai il nome, che è lei che me l'ha raccontata, è verificabile, no? Ecco. No, le sostanze radioattive, i liquidi radioattivi avevano... Parli di Penelope? Parlo di Penelope, che io l'ho conosciuto proprio per questa ragione, perché quando facevo la radio Città Aperta mi fu presentata e faceva parecchie trasmissioni in cui parlavamo di queste cose, e appunto lì i liquidi radioattivi venivano buttati nel lavandino dell'Istituto Superiore di Sanità, invece che, secondo legge, allontanati dai luoghi e fatti percolare in zone già precedentemente strutturate per questo, capito? Quindi noi viviamo proprio in un clima di illegalità continuativa dovuta anche al fatto dell'ignoranza delle persone, l'ho detto prima, succede... O alla paura delle persone. Anche... Succede questa cosa, succede Seveso, l'incarico viene dato a un epidemiologo medico che conosce soltanto i virus e i batteri, che cazzo ne capisce? Questa è la prima cosa. Quindi... L'altra cosa che voglio dire, che è sempre importantissima, che mi è stata riferita, perché io sono stato un dipendente della Ciba Geigy, oggi Novartis, la Ciba Geigy aveva creato grande azienda di Basilea, tanto la CIBA si chiamava Chemische Industrie Basel, l'industria chimica di Basilea, aveva creato un sistema di depurazione di tutti i liquidi della sua enorme, incredibile produzione di sostanze chimiche, per cui si trattava di un depuratore fatto, come dire, a gironi, che buttava nel Reno solo acqua potabile. Allora, lì avrebbero dovuto, perché loro avevano detto questo, che avrebbero dovuto scaricare questo materiale, portarlo in Svizzera, consegnarlo alla Ciba Geigy, oggi Novartis, per
farlo depurare, lo buttavano in queste soluzioni che poi venivano decantate piano piano, eccetera, eccetera. Mai andati, non c'è mai passato nessuno ai confini tra Varese e... Comunque, a fine trattamento, per conoscenza diciamo completa, bisogna dire che è vero che l'acqua era depurata ed era potabile, ma i fanghi no. Ma certo, ma l'acqua che arrivava, il problema era... I fanghi come li smaltisci? Allora, li butti qua. È molto probabile. Ecco. L'altra cosa, la cosa che interessava i tedeschi. No, ma la cosa invece è la purezza potenzialmente del una delle possibili soluzioni a bassissimo costo è semplicemente integrarli nel cemento armato, per esempio, in manufatti di cemento armato mischiati col cemento, in poi modo che viene, vuole, viene abbattuto so, il tasso anche non so qual era, per quello non che so riguarda la radioattività e per quello che riguarda voglio dire questo, io non so quale fosse il progetto, ma per arrivare a depurare completamente le acque, che era quello che interessava maggiormente la popolazione, la depurazione del Reno, che non è roba da poco, perché ci buttano dentro del tutto. E attorno al Reno ci saranno almeno una quindicina di milioni di persone. Qual è il collegamento con Riano di questa storia? Il collegamento è sempre relativo a Seveso, cioè noi colleghiamo con Riano il fatto che l'amico Ugo Cantoni è disgraziatamente morto di tumore. L'amico Ugo Cantoni mi raccontava che gli avevano detto che avevano visto dei camion che arrivavano qui ed erano targati con una targa lombarda o Varese o Milano. O Milano, eccetera. Questo è sicuro. Allora cosa è successo? Che intanto noi sappiamo che il piano era quello di consegnarlo in Svizzera alla Cibagai, che cosa che non hanno mai fatto. E quindi quello che è rimasto in parte l'hanno, quello quindi, maggiormente, magari quei lotti maggiormente inquinati l'hanno portato in qui. Ora, dottor Vitali, lei è un chimico. Prima al bar abbiamo incontrato per caso delle persone, sì, testimoni dell'epoca, sì, che però non vogliono parlare, sì, con il commissario, con la squadra del commissario, sì, nel caso. Chissà perché tutti vogliono raccontare a noi, ma quando poi dopo si tratta di di esternarlo non lo hanno paura. Ad ogni modo, quello che ci hanno raccontato è che arrivavano anche dei camion con materiale melmoso, quindi sì, un'ulteriore tipologia di materiale, veniva dall'alto sversato. Secondo lei che è chimico? Di che tipi di materiali si potrebbe trattare? No, e adesso l'ipotesi che è stata fatta e che ha fatto anche lei prima è appunto l'ipotesi che qui, ma che qui ci sia stato di mezzo anche la zecca, diciamola così. Ma la cosa non stupisce, perché nel momento in cui tu hai un filone delinquenziale, lo adoperano tutti, no? Ma perché, per quale ragione? Dice, guarda, tanto io butto lì, dice, butta anche tu, ma perché adesso non lo fanno? Certo. Ma scusate un minuto, noi viviamo una quindi situazione... qui ci sono più fonti di inquinamento. Esattamente, noi viviamo... E magari non solo in questa cava, perché erano così tanti materiali... Esattamente, che altre io cave non posso confermare le altre, so solo che questa me la ricordo, sì, benissimo, perché sono stato venuto moltissime volte. Dall'altra no. Assieme a Ugo Cantoni, certo, assieme al padre Cantoni. Sì. Assieme ad altri amici, sì, tra cui anche il giornalista Nicky Marcelli, e qui ho avuto quella intervista, esatto, che di TG3 che avrebbero dovuto mandare in onda. Mai mandato? No, sì, hanno alle mandato. Due di notte. Ah, a Torino. È vero, me l'avevi detto. Ricevo una telefona di un ex collega, dice, guarda, ti ho visto alle due di notte. Tre, ecco, persone. Sì, appunto. Questa era la logica, ma noi l'abbiamo pubblicato. Però ha sentito pure al bar un'altra persona che citava una cava qui a fianco, poi lui non lo testimonierebbe, però hanno visto o gli è stato raccontato di una cava qui a fianco. Ma quindi io sono convinto. Ci sono altre cave, ma vicino a Caserta e giù nella terra dei fuochi, ma i contadini sapevano perfettamente, erano consensienti, certo, le mettevano. Come fai a dire di no? No, ma soprattutto ti portano un sacco di soldi. Oltre e il vicino è invidioso di te che hai preso i soldi e dice, ma guarda che lo puoi fare anche da me. Ma mettiamo per esempio che un trasportatore avesse terreni qui vicino, potrebbe averli messi anche nel suo terreno, per esempio. Certo, tranquillamente. Però io vorrei appunto... Sì. La logica nella quale noi ci troviamo adesso, che è la logica appunto della criminalità, che è diffusa. Allora, come dicevo, se uno ragiona secondo questa logica mia, capisce esattamente cosa sta succedendo a Roma. Cioè, il fatto che per la storia è assolutamente la prima volta che abbiamo i rifiuti che non vengono raccolti, non può essere
una incapacità gestionale. C'è dietro un malaffare. Oh, è un broccio. C'è un progetto, un business che vuole che i rifiuti non vengano differenziati, non vengano raccolti, certo, non vengano neanche bruciati, perché devono essere buttati in discarica. Lo sappiamo. Oh. Deve essere creata una grande discarica. Esatto. Lo sappiamo. Magari a Riano, magari a Rignano, magari a Fiumicino, esatto, ma deve essere creata la discarica. Esatto. Bisogna saltare gli altri passaggi. Esattamente. Perché ci abitano quelle persone che hanno interessi in ballo in questa situazione, quindi sanno bene come stanno le cose, e a casa vicino a casa loro non le vogliono. Ed è uno scontro tra gruppi mafiosi o gruppo camorristici, tra cui l'amministrazione comunale di Roma, glielo ripeto. La signora Raggi si è smentita e spudorata da sola decine di volte. È stata eletta per non realizzare il parco dell'ex circolo ippico, come si chiama, il parco del Tevere, no? E invece adesso che cosa ha detto? Abbiamo fatto approvare, tutta felice, sì, abbiamo fatto approvare il nuovo piano regolatore con l'inserimento dell'ineffabile Parnasi, che sta in galera fortunatamente. Un'ultima domanda. Anzi, lui in galera, lei si è messo d'accordo. Un'ultima domanda qui su Riano, sì, poi devo salutare che devo andare. Sì, no, anche lui. La domanda è questa: ma le pare possibile che a distanza di 40 anni siamo alla terza bonifica? Le altre bonifiche sono state parziali, sono state finte? Addirittura in un articolo ho letto, non so se lei ne aveva conoscenza, no, da qualche testimone, no, che scavarono, trovarono e ributtarono, sì, e richiusero. Sì. Lo sapeva questo? È naturale. E poi può adesso, può darsi che sia. È delinquenziale. Un momento, può darsi che sia proprio quando io fui chiamato e mi fecero quell'intervista. Perché lei era, c'era un sacco di roba fuori e la ributtarono e probabilmente le hanno ributtate, dove le portavano? Non avendo strutturato organizzativamente, secondo l'organizzazione militare, certo, esatta, no? Le hanno ributtate sotto, non c'avevano dove metterle in sicurezza, e dove qui in fin dei conti fanno meno danno che altrove. E quella è la logica. È inconcepibile questo. È gravissimo. Questa è la logica. Grazie, dottore. Grazie a voi che grazie, ci avete invitato. Siamo sempre disponibili, noi di Alba Mediterranea. Grazie. Lo diciamo perché questo verrà pubblicato su Alba Mediterranea. Noi abbiamo denunciato negli ultimi giorni anche il Movimento 5 Stelle, tanto per dire, a proposito della tanto decantata e diciamo così enfatizzata. Enfatizzato reddito di cittadinanza, che in realtà è un reddito di misericordia, no? Sì. E di ricatto, perché se non stai, certo, sotto le condizioni che dettano loro, ti puoi scordare qualunque aiuto economico. Va bene, grazie. Allora, grazie a voi, allora, professore. Di nuovo grazie di averci dato l'occasione per ritornare qui. E a presto. Grazie. Sempre a disposizione. A prossime occasioni che non mancheranno. Grazie. Sempre a disposizione.